Ciao a tutti e bentornati su A Plague Tale Innocence. Il dodicesimo episodio, tutto ciò che rimane, dodicesimo episodio ovviamente è qua dentro, non episodio di YouTube, ci conduce nuovamente verso il castello dei Derun. È strano tornare qui, certo. Siamo alla ricerca di un laboratorio per preparare la pozione che possa salvare nostro fratello. E insieme a Lucas cercheremo di andare avanti. Tra l'altro chissà se anche Lucas probabilmente avrà delle abilità. No, direi di no, che il ponte non c'è più. Ah, questo è il ponte che abbiamo fatto. Beh, lui fa parte del nuovo mondo, credo. Dobbiamo cercare un'altra strada. Questo era quello che era sbarrato, se non sbaglio, dal carro. Infatti, andiamoci cauti. E via. Pietre ne abbiamo. Corde, robacce. A me serve altro, purtroppo. A me servirebbe trovare. Qui sotto c'è un fiume o ci sono anche dei topi? A me servirebbe trovare del tessuto. Oddio mio. Sì, in effetti stanno guardando qualcosa. Che schifo. Vediamo un po'. Mamma mia, che schifo. Lucas, we'll deal with that later. Come on. There must be a reason. Lo so che ci deve essere un motivo. Io non starei a guardare dei topi assassini tanto a lungo. Questi ci ammazzano tutti. Ok, qua ci sono delle luci. Direi di no. There are so many of them. When Hugo and I ran away, I remember something attacked the guards. Quindi sono i ratti che ci hanno fatto scappare. E adesso ci hanno bloccato un pezzo di strada. Direi di no. È come se ci stessero bloccandoci per farci fare una strada precisa. Cioè, che ovviamente è scriptato a livello di gioco. Però avrebbe secondo me un senso anche nella storia. Forse qualcuno li controlla. Però non può essere nostra madre, perché è via. Credo che di qua non si passi. No, proprio di qua non si passa. O meglio, si può passare se liberiamo qualcosa lassù. They're not welcome here. I'll show them. Dov'è il punto? Eccolo lì. Bravo. Ci siamo fatti strada. My home. Importante essersi fatti strada. Vabbè. Buono così. Altri topi. More rats. The domain is straight ahead. Sempre dritto. Sì, dovrei accendere quello che mi permetterebbe di entrare. Ma prima voglio fare un giro e vedere che non ci sia qualcosa qui intorno. Perché dovrei voler entrare? Perché lì dentro c'è una cassa. Quindi mi tocca sprecare uno di questi. Perfetto. Entriamo pure e vediamo cosa c'è nella cassa. Speriamo cosa di utile. Tessuto, dammi tanto tessuto. Tessuto. Uno strumento, mi piace. Così magari lo usiamo anche. Sal nitro, altro tessuto. Siamo a 4 però, Un po' pochino, essere sincero. Facciamo una cosa, produciamo subito uno di questi. Così recuperiamo, recuperiamo anche il sal nitro che abbiamo perso. E vediamo un attimino se con questo strumento in più possiamo produrre qualcosa. Ovviamente non questo, quindi non consumeremo del tessuto, che è la cosa più preziosa. Sacca munizioni, aumenta 14 la capacità, oppure potremmo spingere in questa direzione.
Aumenta la capacità per scagliare una pietra e togliere il bersaglio colpito. Moltiplicando la violenza dell'impatto. Va bene. Può usare lo soffione per lanciare una luminosa. Il Somnum può essere lanciato adottando il Somnum alla fionda. Può fare nemico. Ah, Somnum che tra l'altro. Ma io ce l'ho il Somnum. Non mi ricordo, essere sincero. Vabbè. Rimaniamo però a questo punto. In quello che già abbiamo. Che mi sembra la cosa più importante. Non mi ricordo, ma il Somnum. Eccolo qua. Elimina i nemici silenziosamente. Avrei potuto utilizzarlo magari per. La volta scorsa per il mega nemico corazzato. Poteva essere un'opzione. Io non ci ho pensato. Sono stato stupido. Vediamo un poco se c'è qualcosa di interessante qui. Lo so che c'è una porta. Sì, ma adesso li allontaniamo. Volevo solo capire. Questo credo che serva per entrare lì dentro. Sì, sì, ma dopo. Adesso volevo prima. Qui vabbè ci sono dei morti, quindi niente. Ma là dentro c'è della roba. E quindi noi adesso lanciamo questo. Li uccidiamo. Entriamo dentro, rubiamo un regalo. Il calamo di mia madre. Mi sembra di aver visto per un attimo un topo, mi sono cagato in mano. Un topo in effetti c'è, però c'è anche del tessuto, ottimo, ma un topo non ci fa niente. Creiamo uno perché ci dovessero attaccare, almeno sappiamo cosa usare. È sopravvissuto un topo, in effetti. Che poi è rimasto lì. Vabbè, non ci ha fatto nulla, questo va bene. Ok. Tu li scacci. Li fai venire qua. Io devo fare cosa? Devo andare a cercare di prendere quella porta, credo, vero? Sì, non addosso magari, simpaticona. Sì, dai, muovilo però. Ah, ok, lo stai già muovendo, perfetto. No, credo che non ce la faresti senza di me, no. Prendiamo la pietra. E via. Perfetto, il sistema funziona come? Ora direi di recuperare E. Tanto questo adesso non serve. Facciamo spazio per lui. Lucas, we're not alone. Oh. Che noi non siamo soli. Nel senso che siamo circondati da topi. Non è che c'è qualcun altro, no? A guard. He's still alive. Dov'è? Ah. Help me. The rats. Povero. You, tell me, how many of you are there? Oh, it hurts. I don't want to die. Not like this. Ecco, allora vedi, ti stiamo aiutando. You executed my family. You deserve a pain. Spietato, spietata. Please, have mercy. Don't you ever use that word. I'm not going to get anything useful out of him. Vabbè, non lo ucciderei distruggendo quella roba. Mi sembra proprio da stronzi. Ah no, in realtà, purtroppo temo sia l'unico modo. Sì, no, in realtà non è vero. Mi dà un modo, me lo dà. Ah, sai, mi sento in colpa. Se devo riuscire a ammazzarlo mi sentirei un po' in colpa. Passiamo un po' in fretta, va, amico. Ma ce n'è un altro. Who the hell are you? The daughter of Robert and Beatrice de Rune. Sì. No.
Please. Please have mercy. Sì, sì. I'm leaving you to your fate. Avremo pietà. Stavo pensando se qui li attiro, li posso poi uccidere per andarla dentro. Ah, qui in realtà potevo probabilmente anche solo accendere quella, vabbè. Amen. Probabilmente potevo evitare di sprecare sta roba. Zolfo, roccia. Creiamone un altro, va? Tra l'altro ne ho 6 adesso di tessuto. Ah, ecco perché non sto utilizzando quella per dormire, perché mi servirebbe il tessuto. E non è esattamente il massimo. Allora, io devo andare là intanto. Quindi credo che userò questo qui. Ci muoviamo. Andiamo a esplorare questa zona. Okay. Qua c'è dell'ottimo Episanguis. Tessuto. No, purtroppo no. Solo del gran cuoio. San Nitro. Tutte cose molto interessanti. Tu saresti utile, non fosse che ho già... non mi servi più. Va bene, state pure lì che noi andiamo. Oddio! Vabbè, ho sprecato il... dovrò crearne un altro, ma pazienza. Madonna, che effetto! Che roba gigante! Tra l'altro facciamo uno di questi, va. Quello è suo padre? Guardate che effetto! Siamo circondati da questa corruzione. Però non hanno toccato il corpo del padre. Chissà come mai. Sì, bravo lui che prende la torcia, perché metti mai che ci arrivino un milione di topi. Is he your father? Tra l'altro è perfettamente conservato, nonostante i topi, nonostante tutto. Oddio. Hanno imparato a spegnere le torce? Oh no, the hell is that? Lucas! I have no idea. Push them back! The Ignifer! Who right, who right? There are more of them! Lucas, what do? We trap! Keep firing! Dov'è l'altro Ignifer? L'altro sciame di ratti? Come materiali insufficienti. Che merda. Devo crearne un altro. Speriamo che non arrivi un altro di questi cose allucinanti. We'll celebrate later. We need to get to the chamber. It's that window up there. We should take the torch. Oh, vabbè. Troviamo il modo di andare su. Sì, io la prendo, tranquillo. So che non vuoi prenderla. Don't worry. I'll lead the way. Thank you. Vediamo di farci strada attraverso questo miliardo e mezzo. Di qua direi che non si passa. No. Era interessante come idea, ma di qua non si passa. Andiamo verso papà, che non esiste più. È scomparso nel nulla. O era quel corpo che abbiamo intravisto lì per un attimo? Probabilmente era quel corpo lì. Ma forse è più che altro sparito proprio nel nulla. Recuperiamo un po' di Episanguis che serve. Ok. Cuoio, anche questo adesso che dobbiamo fare dell'Ignifer serve come. Amicia, that body with no armor. It's one of our servants, but his body. E non se lo mangiano. Why?
There must be a reason. If only I knew. Questo luogo, andate a vederlo al primo episodio, l'abbiamo visto in maniera completamente diversa nel primo episodio. Compriamo materiali perché servono. Un po' di Episanguis, che non è proprio comunissimo, credo, non dovunque, almeno nel mondo, spero. Che non sia la cosa più comune. Guardate quanti topi. Questa zona è bellissima. È stata resa in maniera magnifica. Anche il movimento continuo della torcia. Vi ricordo tra l'altro che domani a mezzogiorno, domani anche se lunedì non ci sono più le pillole di storia. Eccolo lì. Continueremo con questa storia, Andremo avanti in settimana fino alla fine. Questa è sigillata, sì. Qui c'era della roba. Lo zolfo l'abbiamo finito. Ok, stiamo salendo verso le stanze dei genitori. Bello voler abbandonare qua questo. Sì, ma la torcia quindi rimane lì. Non escono i topi, nonostante ci sia la corruzione. Mica ce ne sono miliardi di topi. Qui? Non trovo niente. Mi aspettavo di sì, in effetti. Vanno a bloccare la strada. La potion per Hugo deve essere lì. La pozione per Hugo è trovarsi qui e quindi i topi vanno verso la stanza. Lucas, quei spots? Simple infusions, not strong enough. There must be others. Oh, tessuto, 5 su 22, fantastico. Ancora un po' di sta roba, ne abbiamo consumato proprio tanto per fare delle Episanguis. Ci servirà... Ah, tessuto, non ci credo, ce l'abbiamo. Allora... Cosa manca? Ah no, ancora un colpo, un punto di tessuto e del salnitro. Il salnitro è un po' più... È un po' più comune da trovare, ma ne consumiamo anche per fare le munizioni, quindi... Bisogna stare attenti. Questo è tutto? Oh! Là, ci sono altri pozzi. Tutto... È vero, qua giocava nostro fratello, Ugo. No, that's not it. Neither is this. No, Lucas. Or this. Why hasn't his room been touched? No, it's not here. Still no luck. No. Ma come fai a sapere cos'è? Your mother must have been working on a more complex elixir. There has to be something else. Another place, another room. You can't just make an opus magnum like that. She must have a laboratory somewhere. I don't know. I don't see where. Laurentius. He built his laboratory away from prying eyes. So your mother must have also. She told me nothing. I never saw her. But that's it. Isn't there a place? Non c'è un luogo dove lei si. Want you to go. I don't know. Some place she protected. The old Roman ruins. She didn't want me to go there. The Roman ruins. Ah. Yes, definitely an idea from an alchemist. Exactly where are they? The garden. Let's go. Il giardino dove siamo scappati già. È molto carina comunque l'idea di farci tornare in un posto dove siamo già stati e di rivederlo corrotto. Iniziamo a trovare un po' di zolfo. Qui non c'è nulla. Ma dietro c'è una finestra. Questa è quella che vedevamo dal basso. No, they're regrouping. You mean Lucas? Don't stay here. Ok. Boom. Questo però mi consuma un sacco di risorse. Come on. Yes, I'm coming.
Andiamo, andiamo, andiamo. Recuperiamo una torcia, qualcosa. Ho capito che dobbiamo andare, ma non ne posso creare un altro, ragazzino. Che facciamo se ci risbucano? Ok, grazie per averne dato un altro. No, mi manca ancora del salnitro. Quindi in questo momento, se ci sbucano, siamo morti. Oh, speriamo bene, che di qua si passi. Ok, là sotto c'è qualcosa. Oh, un po' di salnitro, bene. Perfetto, me ne dessi ancora un po' da poter fare un po' di scorta, io sarei anche contento, comunque. Anche qua. Eccolo qua, anche l'alcol. Sta diventando veramente l'arma più potente, è l'unica che possiamo usare in questa zona. Good Lord, it's even worse than I thought. Everything is dead. Anche le piante. Over there at the other end. No, però. Posticino comodo da trovare. I know. We'll get there. Raccogliamo tutto quello che troviamo. Perdessimo anche 5 secondi, ma riusciamo a raccattare un po' di materiali. Questo è quello che ci potrebbe aiutare. Cioè, un fiore intatto e tu lo strappi? Un 5 foglia. Speriamo che ci porti fortuna, vediamo un po'. Deve il suo nome al numero di petali, 5 come le dita di una mano. Viene usato negli stemmi delle grandi famiglie francesi del nord-est, usato per placare le febbri e bloccare il sanguinamento. Le pietre non ci servono. E direi che possiamo scendere. Qua almeno siamo al sicuro. Ok. Però... ok, forse dobbiamo accendere quel coso là. E poi correre. Perché di qua anche c'è qualcosa, forse. C'è una porta aperta. Quindi devo riuscire a farli passare. Grazie. No, 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 idea del cazzo. Idea decisamente del cazzo. Pensate che sono partito subito. Quindi non si passa di qua. Direi che il posto migliore dove andare è quello là. Sì, perché questo qua si spegne abbastanza in fretta, purtroppo. Oddio, devo accendere l'altro. Allora, quindi accendo quello e poi accendo l'altro per avere un punto fisso. Allora facciamo una cosa. Accendiamo le due, va di questi. Vabbè, sì, in effetti facciamo così, è inutile fare... cos'è quello schifo che cola, tra l'altro? Ok, questo l'abbiamo acceso e credo che rimanga acceso. Benissimo. Stai dove sei? Che cazzo fai? Laggiù c'è roba però. Come arrivo io là? Ma quello là secondo me è luce. Sarà un modo per arrivarci? Forse si arriva da questa parte. Che se hanno... ok, questi li abbiamo liberati. E adesso raccattiamo di nuovo un po' di oggetti. Come un fiume di ratti. Solo che come ci arrivo? No, no, prima facciamo un'altra roba, ragazzo. Allora, accendiamo un attimino. Minchia, materiali insufficienti.
Dove cazzo posso lanciarlo? No, l'idea è proprio del cazzo. Guardate quanti sono, non funziona. A meno che non riesco a accenderlo così. Ah, quindi quello mi apre la strada dall'altra parte. Oh, quindi non posso più andare lì. Posso morire e riprovarci. Anche se mi sa che ho il salvataggio qua. Ricomincio dal punto di salvataggio. Mi sa che mi dà il salvataggio lì, vero? Eh sì. È un peccato, quella zona chissà cosa c'era. Sono tutti accesi adesso. No, no, no. Però forse posso farti rimanere lì. Aspetta un attimo. Posso fare come con Ugo, farti rimanere lì e tornare indietro solo io. Ecco, perfetto. Sai pure dove sei. E noi corriamo fino là. Finché sti cosi rimangono accesi, va tutto bene. Apriamo un po' di questo. A questo punto accendiamo quello. Ok, ci siamo. Non so esattamente come ho fatto, ma mi sembra qualcosa di utile. C'è anche del tessuto, del salnitro, tanto salnitro. C'è questa. Ho fatto tutta sta fatica per venire fin qua per niente, mi sa. Non c'è molto di interessante. Anche perché io sarei anche molto interessato a potermi fare l'espansione. Ma mi manca ancora. Quanto me ne consuma? 18 di salnitro. Minchia, dici niente. Potrei consumare un po' di questo, però. Sacca munizioni. Corde. No, questo consuma salnitro e non voglio. Riduce il tempo di ricarica della fionda. Mi piace. Not bad. Not bad at all. Manteniamocene uno degli strumenti, che appena troveremo abbastanza salnitro ci farà espandere quello. Ma per ora direi che è stato un bel regalo. Ah, quindi potevo anche passare così. Benissimo. Perfetto. Siamo tornati a posto. Ora magari questo lo possiamo fare, sì, ma mi consuma del salnitro. Un po' di ignifer, che direi che è quello che ci serve di più. Vai. Come on, Lucas, let's go. Wobbly, wobbly. Perché non possiamo aiutarlo? Io non ho ancora capito. Come on, make an effort. Basta che non arrivi uno di quei cosi allucinanti che ci faccia sprecare un altro Ignifer. Non Ignifer, è quello che fa kaboom, non mi ricordo il nome. Minchia, una disnomia terrificante. Lo so, devo farlo. No! Ma no, ma cazzo, ho sbagliato mira. Sono un cretino, ho sbagliato mira. Allora, facciamolo subito, va l'ignif. Ah, non posso. No, mi dire che adesso devo. Oh, devo rifare tutto quel pezzo. Oddio mio. Vabbè, ve lo taglio, ragazzi. Ok, ci siamo. Siamo qui. Possiamo riraccattare lui, raccattare magari gli oggetti. Sì, questo ce l'abbiamo già fatto, perfetto. No, non so usarne un altro, ma no. Allora, partiamo dalla fiamma e via. Come on, Lucas, let's go. Wobbly, wobbly.
Teniamoci pronti per non morire malamente come prima. Forse devo stargli davanti in realtà. Sei un cazzo di nerd, hai speso la vita nel sotterraneo. No! Ma perché? Perché non lo c'entra? Ma non ha senso. Ok, riproviamo. Vediamo di prendere il solito materiale. Abbiamo già... No, devo produrre qua. Bah, sono molto dubbioso, essere sincero. Ma non ho fatto durare anche questo. Perfetto. Però a me serve la bomba. E a questo punto direi di stargli davanti, perché può essere la cosa migliore. Dai che ce la fai, dai che ce la fai, amico mio. Anche se sei un nerd. L'ho spazzato via. Possiamo anche farci spingere da lui. Sì, ma adesso cosa gli faccio io, amico? Sì, ma io non ne posso fare due. Non ho abbastanza materiale. È un problema il fatto di non avere del materiale. Perché senza materiale io di qua non vado avanti. Bene, ho quasi rischiato di farmi ammazzare, ma... Solo che adesso non capisco, perché l'avete visto. Loro hanno la possibilità di attaccare più volte, ma io non ho più sal nitro e non me ne hai fornito a sufficienza, amico mio, per poter andare avanti in questo punto. Quindi non capisco se devo riniziare da capo. Vabbè, facciamolo in maniera spettacolare, va. A meno che... A me serve del sal nitro, non sta roba qua che mi stai procurando. Se li lasciassimo attaccare e poi riaccendessimo. Proviamo. Proviamo. Allora, io lo tengo pronto. Arrivano, arrivano. Ok. Quindi posso usare l'ignifer al posto dell'altro, riaccendendo ogni volta che questi ce lo spengono. No, no, riaccendilo, riaccendilo. Eh no, però, riaccendilo. Ma Christian Dor. A meno che io non possa lanciargli anche quello lì per accendere il fuoco. Funzionerà? Beh, possiamo anche riprovarci da qua, insomma, però... C'è qualcosa che non funziona, eh. Allora, intanto produciamo... un po' di questo e almeno uno di questi. Vediamo se è una roba fattibile riprovare lo stesso gioco di prima. E poi il secondo invece lo distruggiamo. Che dobbiamo fare? Teniamo pronto il colpo qua sopra. In modo che appena quelli attacchino noi lo riaccendiamo. Sì, frega cazzi. La battuta sul nerd era divertente al primo tentativo. Al terzo, quarto un po' meno, eh. Ok. Devo essere veloce a lanciare, c'è poco da fare. Non so dove stiamo andando. No, 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 no. Minchia, l'ho anche sprecato.
No! Produciamone. Ancora uno, sono felice che sia ancora uno, ma... Ah, lo posso lanciare con... Li posso disperdere con questo. Buono. Senza dover sprecare... Dove cazzo è? Dove cazzo sta? Ok, li posso disperdere con questo, che costa molto meno. Nessuno muore prima di raggiungere le terre. Vediamo di non morire noi, va. Vediamo di non morire noi. Fanculo. Va bene, basta, 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 ho capito. Questa non è la puntata in cui riesco ad andare avanti. La prossima volta ripartiremo da qua e proveremo ad affrontare questa strada terrificante in cui siamo morti molto, molto, molto malamente. D'altronde la prossima è puntata domani e questo mi lascia molto più tranquillo. Ci vediamo domani a mezzogiorno. Andremo avanti con questa storia. A domani. Ciao ciao. There's a whisper in my chest. It's telling me the best is yet.